Allora, io sono come vuoi. Tante volte ti viene quella voglia di mangiare quella cosa, però che la fa la grande industria e non vi soddisfa. Ce la dobbiamo fare a casa. Ci facciamo il cordon bleu, ok? Mi raccomando, però in due versioni. Allora, petto di pollo, prosciutto cotto, buono, oh, ce lo facciamo da soli, ce lo dobbiamo fare buono, mi raccomando, non badiamo a spese, tutta roba buona. Poi, caciottina, non quel cavo di formaggio con la buccia rossa che non sa di niente, la caciottina quella buona che ve la scegliete voi, quella vi piace a voi, di pecora, di mucca, come pare a voi. Poi c'ho la ripieno alternativa, avocado e pomodoro secco. Poi per la panata dobbiamo fare una cosa figa, farina, uova e il panko. Sono dei fiocchi di pane bianco, è giapponese, però potete farlo anche a casa. Allora, metto subito qua il sale dentro al petto di pollo. Facciamo il modo classico. Allora, quindi, prosciutto cotto, quello buono, abbiamo detto. Ecco qua. Deve essere pieno, eh. Bello, strapieno, così. Pieghiamo così. Vai, così. Poi, formaggio. Così. Stuzzicadenti. Così. E poi facciamo quello strano. Avocado. Quindi la morbidezza dell'avocado assomiglierà un po' al formaggio che si scioglie. Poi, ecco di qua l'altro pollo, il pomodoro secco abbiamo messo. Che musica, ragazzi. A casa Mariola non si mangia solo bene, si ascolta anche ottima musica. Vado così. E adesso impariamo. Allora, quindi, farina, così. Poi, una mescolata all'uovo. Così, vai, mamma mia, che spettacolo, vai, e poi panko a volontà, vai, così, oh, qua bisogna spingere, così, ok, guardate che bel fioccone. Allora vi dicevo, se no, se non avete nessun negozio vicino di alimenti e alimentari etnici, cosa che fate? Prendete il pane in cassetta, solo il bianco, aspetta Mario, solo il bianco, lo tostate leggermente e poi col frullatore lo lasciate un po' grosso, è la stessa identica cosa, e voi lo fate da voi, ok? Questo, quello con l'avocado e pomodoro secco, bello, spingete soltanto una volta la panatura, perché la panatura deve essere sottile, croccante e tanta tanta ciccia e tanto tanto ripieno. Aspettiamo che l'olio si riscalda, ma io ho fatto, vediamo. Sì, l'olio è pronto, vedete? Guardate, facciamo un test. Va, perfetto. Quindi, iniziamo. Mamma mia. Ma quanto è buono il fritto? Vado, eh. Ma questo era prosciutto e formaggio, eh. Mamma mia. Allora, sempre un pezzetto alla volta. La temperatura se non si abbassa troppo e si impregna. Quindi aspettiamo un pochettino che si rialza la temperatura, sempre al massimo. 180 gradi con termometro se ce l'avete, olio pulito, bianco, trasparente, deve essere buono, se lo mangiamo noi, non se lo mangia nessun altro. Ecco qua, adesso a questo punto metto la novità. Mamma mia, non potete capire, quello è proprio buono, buono, buono. Sono pronto. Mamma mia. Tutto il formaggio, guarda che bello, spettacolare, guarda, formaggio sta riuscito, ecco il prossimo, aspetta, buono, via qua, ok, poi, che meraviglia, asciughiamo benissimo, venite qua, vedete che stavo con gli stuzzicadenti, asciughiamo bene, guardate qua, ma che bontà, guarda la cottura, ecco qua, attenzione via, mamma mia, adesso faccio vedere, guardate che bello, guardate che bontà, guarda chi è, wow. Ecco Mario, quest'altro, guardate, pronti? Allora, quale assaggiamo prima? Guarda la cremetta, tiè. Allora,
Farò assaggiare pure questo qua, non lo so, giusto? Sto un po' in difficoltà. Allora, buono, buono, questo, questo, mamma mia, e adesso questo qui, qui il pollo fa bene perché è proteico, però proprio fate accompagno, buonissimo, straordinario, provatelo con questo qua, buonissimo, questo qua lo conoscete, mi raccomando, roba buona, quello che metti nella pentola lo ritrovi nel piatto, mi raccomando, economico, semplice, ma che bontà, famoselo da soli, famocelo da soli, buonissimo, buon appetito. Questo è l'ultimo pezzo, che bontà, quanto è buono. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.